sul piazzale di partenza per la finale della classe 500. Carlo Alberto, Motoclub Casale su CZ. 75, Magrini Lucillo, Motoclub Varese su Maico. 23, Milani Paolo su Milani, Motoclub Milani su KTM. 71, Giola Angelo, Motoclub Varese su Maico. 74, Cimatti Fiorino, Motoclub Serenissima su HSQ. 51, Cattoi Sergio, Motoclub Pedancense HSQ. Sgomberare dove si trova ora il numero 61, fare sgomberare il pubblico. Abbiamo assistito alla partenza di una gara di motocross. Una delle tante gare, uno dei sempre più numerosi campi sparsi un po' ovunque. Due manche di tre quarti d'ora ognuna, in cui bisogna andare forte, fortissimo, su un terreno colmo di insidie. Chi arriva primo, come nella maggioranza degli sport a partecipazione collettiva, vince. E trovare degli avversari che si lasciano battere è sempre più difficile. Il motocross, proprio per la sua violenza, per la sua durezza e per la sua grande spettacolarità, richiama molto pubblico e in molti paesi ormai si è assicurata una clientela più entusiasta di quella che frequenta la velocità. Però, se è vero che il motocross entusiasma il grosso pubblico, è anche vero che a torto viene considerato come la principale attività fuoristradistica. Per gli amanti del fuoristrada, il motocross non è che una specializzazione a livello agonistico, che si risolve comunque sempre nel recinto di un impianto appositamente previsto. Invece è soprattutto libertà, libertà di andare dove si vuole, a contatto con la natura, nel tentativo di salvare un rapporto che proprio i motori hanno messo in crisi. L'uomo tenta così di farsi perdonare dalla natura di averla trascurata, distratto dal progresso tecnologico, e proprio di questo si serve ora per andarla a riscoprire. Qualcuno ha detto con scarso realismo che si tratta di una moda passeggera. Ha detto anche che nel giro di pochi anni il fuoristrada motociclistico non esisterà più. Noi siamo qui invece per sostenere che fare del fuoristrada con la moto oggi è un'esigenza. Viviamo con i motori, li usiamo quotidianamente e difficilmente ne potremmo fare a meno nella vita di tutti i giorni.
Perché rinunciare a quanto di più bello ci può dare un veicolo motorizzato nei rari momenti di svago? Potersi scegliere un itinerario che preveda il passaggio in luoghi dimenticati, dove la natura è rimasta quella che era. La moto farà il resto, portandoci dove vogliamo e rendendosi disponibile ad ogni nostro desiderio, sia contemplativo che acrobatico. Deve prevedere il passaggio su differenti tipi di terreno, da quello erboso a quello sottoloso, a quello fangoso, e deve anche prevedere l'attraversamento di un torrente. L'acqua, in particolare, può causare dei danni al motore o alle parti meccaniche di qualche moto da strada, ma assolutamente non deve compromettere il funzionamento di una moto da fuori strada, ed è per questo che le Montesa non temono l'acqua. Il loro motore può funzionare anche se completamente immerso, e i loro freni non perdono mai la loro efficacia, neppure dopo i guadi più lunghi. La casa spagnola Montesa è nota in tutto il mondo per la sua produzione motociclistica, quasi esclusivamente destinata al fuoristrada. Il modello più generico è la King Scorpion, una comoda moto da turismo derivata nella struttura e nella parte meccanica in generale dalle Montesa che hanno disputato gare di cross in tutto il mondo. La sua indole è quindi da fuoristrada, ma nasce per il turismo anche a largo raggio. È infatti una motocicletta completa per gli accessori che la rendono più confortevole e per il generoso monocilindrico che gli conferisce prestazioni di tutto rispetto. Con la Montesa King Scorpion 250 si viaggia a 130 km orari su strada e si può affrontare il fuoristrada senza problemi. Per strada si fanno apprezzare i lampeggiatori di direzione, la strumentazione completa di contachilometri e contagiri, il comodo portapacchi dietro la sella a due posti e il miscelatore automatico, grazie al quale ci si rifornisce separatamente di benzina e olio.
fuori strada entrano invece in azione il telaio, le sospensioni, il motore con accensione elettronica, il cambio a 5 rapporti, tutto come sulla montesa di Kalev Kekkonen, il crossista finlandese che ha portato la nostra moto in gara. Direttamente derivata dalla King Scorpion, ma adattata alle esigenze del regolarista più smaliziato, la 250 regolarità è tra le più recenti realizzazioni della casa spagnola. Non esistono condizioni climatiche o di ambiente in cui la montesa regolarità non possa essere impiegata. Con in sella un esperto guidatore può viaggiare tranquillamente anche sulla neve fresca, senza che si pongano particolari problemi. Questo tipo di impiego è tra i più faticosi, ma non certo per la motocicletta. La montesa regolarità rappresenta la migliore combinazione tra solidità, semplicità e buone prestazioni. Telaio e sospensioni sono i soliti, di gran razza, mentre il collaudato monocilindrico è in versione senza miscelatore automatico e con qualche cavallo in più. La dotazione di attrezzi è contenuta in una borsetta di cuoio fissata al parafango posteriore. Sulla montesa regolarità, tutte le parti che non sono difese da speciali vernici protettive sono realizzate in alluminio. Impianto di illuminazione e silenziatori sono, come esigono anche i regolamenti sportivi, conformi alle disposizioni del codice della strada. Di rally motociclistico. Bisogna percorrere sentieri impervi con i fondi più diversi, a medie fissate in precedenza e che a volte sono anche piuttosto alte. Ogni controllo è un appuntamento al quale bisogna arrivare con assoluta precisione. Poi ci sono le prove speciali nelle quali si possono capovolgere le sorti della gara. A volte si tratta di brevi gare di cross, altre volte di gare di accelerazione. Ogni eventuale riparazione va fatta con gli attrezzi in dotazione alla motocicletta e senza l'ausilio di nessuno. Gli uomini della regolarità sono professionisti e pretendono che la moto li serva senza il minimo imprevisto.
Il trial è una delle discipline fuoristradistiche più antiche, ma è anche tra le più discrete, e proprio per questa sua caratteristica ha stentato ad essere divulgata. Chi ama il trial o il motoalpinismo ama più che la competizione con gli altri, quella con se stesso. L'avversario è l'ostacolo, che può consistere in una pietra, nell'eco di un torrente, in un dirupo o in qualsiasi altra cosa che ad un primo esame risulti insuperabile. Il trialista perfetto non mette mai i piedi a terra, non fa spegnere il motore e viaggia sempre in piedi. Nel trial, quello che conta di più è il senso dell'equilibrio e il perfetto dominio calibrato di tutti i muscoli. Per quanto riguarda il mezzo meccanico, più questo è leggero, maneggevole, dotato di un motore elastico e pronto, più facilita il compito al guidatore. La Montesa, nel campo del trial, è maestra. Non teme confronti. La sua creatura si chiama Cota. E di Cota ce ne sono per tutti i gusti, due di 50 cm cubici, un paio di 125 e altrettante di 250. Altre poi sono allo studio per allargare la famiglia e accontentare i trialisti più capricciosi. La Cota più conosciuta è la 247, affiancata da qualche anno dalla 123 ed entrambe disponibili da poco anche nella versione T da motoalpinismo. Per le Cota nulla è impossibile, vanno dovunque l'audacia del trialista le porti. Nonostante tutti i tentativi di imitazione fatti, non esiste ancora un telaio pari a quello della Cota. Il motore è semplice e robusto, non si fa mai cogliere di sorpresa e fornisce in ogni circostanza il tiro necessario per superare l'ostacolo. Le sospensioni fanno il resto del lavoro. Anche le Cota sono conformi alle leggi sulla circolazione stradale.
dunque, avevamo detto all'inizio, il grande merito di aver reso popolare il fuoristrada. Regole semplici e grande spettacolarità hanno garantito il diffondersi di questa specialità che oggi è addirittura inserita in manifestazioni popolari come i giochi della gioventù. Certo, la Montesa, il suo Capra VR, non lo ha collaudato ai giochi della gioventù, ma sui campi di cross di tutto il mondo. La Montesa ha affidato al suo pilota, il finlandese Kalevi Vekkonen, una macchina efficiente e competitiva e ha ottenuto ciò che voleva. La conferma della validità tecnica del mezzo, soprattutto per quanto riguarda la solidità e la facilità di manutenzione. La sigla VR significa Vekkonen Replica e testimonia quindi che tutte le Capra che escono dalla catena di montaggio della Montesa sono la copia fedele di quella impiegata in corsa dal campione finlandese. La moto da cross di un corridore privato deve durare, non deve richiedere troppe ore di officina e poi deve anche vincere. Attualmente la Montesa Capra 250 è tra le moto da cross più diffuse tra i piloti privati e sui campi di cross di tutto il mondo vi sono sempre molte Vekkonen Replica che prendono il volo. Una moto è in mano ad un crossista, gli può capitare di tutto e deve essere prevista per resistere alle sollecitazioni più impensate. Ma oltre che robusta e resistente, deve essere anche leggera, perché il pilota deve avere in mano un mezzo che risponda prontamente alle correzioni e che soprattutto non lo affatichi eccessivamente. Il compromesso tra la solidità e la leggerezza è la qualità delle Montesa, da quella di Vekkonen a quelle che vengono vendute ai piloti privati di tutti i paesi del mondo. Abbiamo visto cosa fa la Montesa per il fuoristrada, dal turismo più tranquillo alle spasmodiche sfide con il cronometro, ai virtuosismi del trial, alle vere acrobazie del motocross. Ma il denominatore comune di tutte queste varie maniere di fare del fuoristrada è un gran desiderio di essere liberi. Abbiamo visto l'interpretazione montesa della libertà. Essere liberi, secondo Montesa, significa fare della moto tutto ciò che viene in mente, in qualsiasi momento e dovunque, da soli o in tanti. E la fantasia non ha limiti, anche quando si pratica il fuoristrada in moto. Per la Montesa, lo scopo principale è quello di poter assecondare la fantasia dei suoi clienti, anche dei più stravaganti. Sono nate così le Kota, le King Scorpion, le Capra VR, le regolarità. E così nasceranno le Montesa delle future generazioni.